Nel viaggio attraverso i meandri della storia, alla ricerca delle menti che hanno delineato i contorni del nostro sapere, incrociamo lo sguardo di giganti come Galileo Galilei e Gregor Mendel. Questi visionari, armati di una curiosità insaziabile e di un'etica del lavoro inossidabile, hanno navigato le acque, a tratti agitate, che si frappongono tra il dominio della scienza e quello della fede, svelandoci la possibilità di un'esistenza armoniosa e sinergica tra questi due universi. Consideriamo Galileo, il cui telescopio ha squarciato il velo del cielo notturno, invitandoci ad allargare lo sguardo verso l'immensità che ci sovrasta. La sua celebre massima, che ci insegna a distinguere i precetti per il cammino verso il cielo da quelli che descrivono il moto celeste, ci sprona a riconoscere il confine tra la sfera della spiritualità e quella dell'indagine empirica. La sua affermazione secondo cui la Bibbia ci insegna come si vada in cielo e non come vada il cielo non è un rifiuto del sacro, bensì un'estensione della nostra capacità di meraviglia e di stupore davanti all'opera della creazione. Poi vi è Mendel, il monaco austero, i cui studi sui semplici piselli nel silenzio claustrale del suo orto hanno dischiuso gli intricati meandri dell'ereditarietà. Mendel, con la sua opera, ci sussurra che ogni legge naturale che disveliamo si inserisce come tessera in un mosaico più vasto, invitandoci a contemplare l'ordine sottostante all'apparente caos del vivente, in una continua esaltazione dell'intelligenza creatrice che sta alle fondamenta dell'esistente. In queste figure storiche, troviamo la dimostrazione che scienza e fede non devono necessariamente stare su fronti opposti, ma possono invece intrecciarsi in un dialogo fecondo, in cui ciascuna arricchisce e completa l'altra nella ricerca comune della verità. Le loro vite e le loro scoperte sono testimonianza del fatto che il percorso verso la conoscenza può e deve integrare molteplici prospettive, in un'ottica che celebra tanto la precisione dell'indagine scientifica quanto l'infinita profondità dello spirito. Vi invito a guardare oltre le etichette di scienziato o religioso, per riconoscere in queste personalità la figura del vero ricercatore, colui che mai si stanca di interrogare la realtà in tutte le sue manifestazioni. Nel nostro percorso di studio, portiamo con noi il prezioso insegnamento che essi ci hanno trasmesso. Il sapere diviene più profondo e sfaccettato quando si apre a diverse angolazioni, celebrando in questo modo la complessa bellezza dell'universo che abitiamo.